Ai deputati regionali imposto l'obbligo di rendere pubblica la condizione patrimoniale fino ai parenti entro il secondo grado, la Commissione Bilancio approva il disegno di legge a favore della stampa locale. Concluse le indagini sulla vicenda della prostituta rapinata e violentata, i tre arrestati lo scorso 26 settembre verranno subito mandati a processo. Dal Consiglio Comunale di Licata quasi all'unanimità arriva il no alla variante urbanistica per la realizzazione dell'aeroporto, l'intervento di Dorsi da Radio Azzurra nella trasmissione di Paolo Picone. Prosegue la mobilitazione dei dipendenti dell'INPS di Agrigento, ribadito con forza il no al taglio delle retribuzioni con un sit-in di protesta davanti alla prefettura. Bentrovati con una nuova edizione del TG98 all'ARS. Decreto del Presidente Ardizzone, dovranno essere rese pubbliche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado. E ancora dall'ARS la Commissione Bilancio ha approvato il disegno di legge con il quale si stanziano 400.000 euro a favore della stampa locale. Vediamo il servizio. I deputati regionali dovranno rendere pubblica anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado. Lo prevede un decreto del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, che ha esteso all'ordinamento interno dell'ARS le norme contenute nel decreto legislativo 33 del 14 marzo scorso in merito al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo 33, spiega Ardizzone, è una grande riforma economico-sociale che, ai sensi dello statuto speciale della regione, trova immediata applicazione in Sicilia, quantomeno per le cariche di governo, fino a quando la regione non avrà legiferato al riguardo. Pur tuttavia ho ritenuto necessario estendere lo stesso meccanismo di trasparenza anche all'Assemblea regionale. Il recepimento della nuova normativa, che integra gli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati già previsti dalla legge regionale 128 del 1982, si inserisce nel percorso di trasparenza avviato dal presidente Ardizzone all'atto del suo insediamento a dicembre scorso e che ha già riguardato la pubblicazione delle consulenze affidate dai componenti il Consiglio di Presidenza. Le dichiarazioni verranno inserite sul sito web dell'ARS. La pubblicazione della situazione patrimoniale dei deputati dovrà avvenire anche nei tre anni successivi alla cessazione del mandato, quella dei parenti disponibile solo se gli stessi vi consentano, invece cesserà al termine del mandato. Il decreto di Ardizzone verrà ratificato dal Consiglio di Presidenza dell'ARS nella prima seduta utile. E la Commissione Bilancio dell'ARS ha approvato il disegno di legge con il quale si stanziano 400.000 euro a favore della stampa locale. Soddisfazione espressa dal vicepresidente vicario della Commissione Bilancio Vincenzo Vinciullo del PDL. Il DDL dunque è pronto per l'aula, seguendo un iter, afferma Vinciullo, che spero sia comunque accelerato, poiché si tratta di norme essenziali per garantire quelle pluralità dell'informazione di cui il territorio ha comunque bisogno e la stessa indipendenza delle testate. L'obiettivo è quello di rafforzare la presenza locale degli organi di informazione, aggiunge, di superare le obiettive difficoltà contingenti, di sostenere l'innovazione tecnologica e di prodotto del settore. Fra gli obiettivi ancora, conclude, quello di riqualificare e aggiornare la formazione del personale giornalistico e tecnico accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Il presidente di LES, Sebi Roccaro, esprime soddisfazione sul provvedimento. Ora bisogna far passare l'emendamento in aula per portare beneficio ad un settore strategico. Soddisfazione anche da parte del segretario Commissione Attività Produttive all'ARS, l'onorevole Giovan Battista Coltraro. Vediamo il servizio.
anche il presidente degli editori Sebbi Roccaro dell'associazione Lesse Libere Emittenti Siciliane, plaude all'approvazione del DDL editoria da parte dei componenti della commissione bilancio dell'ARS. Adesso il DDL approderà in aula. Sono passate le richieste di Sebbi Roccaro relativa al credito d'imposta per chi investe in pubblicità e gli incentivi per l'occupazione di giornalisti e personale tecnico. L'associazione Lesse auspica l'approvazione della tanta agognata legge, che per Roccaro rappresenta un passo in avanti per sconfiggere la grave crisi delle TV locali e dell'editoria in genere. Noi siamo soddisfatti a metà, perché ancora siamo in commissione bilancio, è passato anche in commissione bilancio grazie all'impegno dei deputati e dell'assemblea regionale. Io voglio dire ai miei colleghi editori televisivi e non solo, anche radiofonici, anche alle testate giornalistiche, ai giornali, insomma alla carta stampata, che veramente bisogna essere più uniti che mai in questo momento, perché adesso arriviamo alla fase cruciale, cioè quella della votazione della legge in aula. A questo punto veramente bisogna tenere alta l'attenzione, perché abbiamo fatto tanto dopo 6 mesi di battaglie tutti uniti insieme per arrivare a questo provvedimento, che è un fatto storico, mai avuto in Sicilia una legge per l'editoria, e quindi questo per noi è già tanto. Però adesso siamo alle battute finali, bisogna veramente creare l'opportunità per far passare nel miglior modo possibile e con dei contributi sufficienti per portare avanti questo settore, che è veramente in grave crisi. Siamo riusciti a far passare il credito d'imposta per chi investe in pubblicità, stiamo puntando ad un emendamento che spero potrà essere importante presentarlo anche in aula, relativo alla defiscalizzazione di tutti i provvedimenti relativi a quelle che sono state già le gravissime cose fatte dalla Serit nei confronti degli editori, con blocco di conti correnti, eccetera, eccetera. Tutto ciò spero che si possa fare in aula per migliorare la legge, per portare beneficio a un settore strategico dell'informazione, perché noi editori mettiamo gli strumenti, i giornalisti mettono il loro lavoro. Speriamo che questo settore possa non entrare più in crisi di come è già. Soddisfazione anche da parte del segretario della Commissione Attività Produttive dell'ARS, Giambattista Coltraro, presidente dell'associazione SAL, sull'approvazione in commissione bilancio all'ARS del DDL Editoria. È stata introdotta una norma che regolamenta in generale l'attività editoriale in Sicilia, di cui la regione era sprovvista, e dà la possibilità di avere anche una par condicio per tutte le emittenti televisive di lavorare nell'ambito del territorio siciliano, sia nei rapporti tra di loro sia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto verranno regolamentati tutti i bandi che prevedono delle dotazioni finanziarie per la pubblicità di enti regionali, enti comunali e tutto il resto. Dopodiché è stato introdotto un articolo molto importante che prevede la possibilità di sospendere il pagamento degli interessi passivi per i debiti tributari derivanti dalle società di riscossione siciliane, che purtroppo, come noi ben sappiamo, il settore è in crisi per vari motivi legati al mondo della pubblicità, quindi è importante dare una risposta anche in termini concreti alle società che adesso sono in crisi. È con enorme indignazione che apprendo del vile gesto intimidatorio ai danni del prefetto di Caltanissetta, Carmine Valente, un uomo delle istituzioni che si è sempre contraddistinto nella lotta contro la mafia. Lo dice il presidente della regione, Rosario Crocetta. Sarà compito degli investigatori individuare i responsabili di tale grave gesto, aggiunge. Per noi vale la consapevolezza della fase difficile della storia che stiamo attraversando, laddove in modo talvolta paradossale si cerca di confondere ruoli, si cerca di creare confusione e rendere illeggibile la realtà siciliana, la quale semplicemente vede impegnati coloro che stanno dalla parte della legalità e dall'altro quelli che vogliono difendere il malaffare. Conosco il prefetto personalmente, è un uomo di tempra, deciso, onesto e leale. Sono convinto, prosegue, che il gesto accrescerà in lui la voglia di giustizia e di chiarezza, ma ritengo che in questi casi sia doveroso che i cittadini e le istituzioni si stringano attorno ad un uomo che si espone e che ha bisogno della vicinanza di tutti. Prefetto, siamo con lei. Concluse le indagini sulla vicenda della prostituta rapinata e violentata, i 3 arrestati lo scorso 26 settembre, Giuseppe Tagliavia, Stefano Fragapane e Roberto Fragapane verranno subito mandati a processo. I reati contestati sono sequestro di persona, rapina, lesioni e violenza sessuale. Vediamo il servizio.
subito a processo i tre giovani arrestati il 26 settembre scorso con l'accusa di avere sequestrato, rapinato e poi violentato a turno una prostituta sudamericana di 50 anni che dopo il fatto ha avuto la forza di chiamare i carabinieri e successivamente trasferita in ospedale ha denunciato i fatti. I tre aggressori sono stati arrestati poco più tardi dai poliziotti della sezione Volanti unitamente agli agenti della Polizia Stradale di Agrigento. Il pubblico ministero ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giuseppe Tagliavia, 28 anni di Palermo, nulla facente, pregiudicato e condannato per violenza sessuale, e ai fratelli Stefano e Roberto Fragapane, rispettivamente di 21 e 20 anni di Agrigento, entrambi pregiudicati. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, rapina, lesioni e violenza sessuale. Con l'avviso di chiusura dell'inchiesta, gli avvocati difensori hanno 20 giorni di tempo per chiedere un interrogatorio o produrre memorie. Trascorso il termine, appare scontato che la procura di Agrigento chieda il rinvio a giudizio. La donna, che abita in un'abitazione a valle della stazione ferroviaria di Agrigento, ha aperto la porta pensando ad un cliente. È stata subito affrontata dai tre e minacciata con un coltello. A turno poi l'hanno violentata e prima di andare via si sono impossessati di oggetti in oro, telefoni cellulari e un computer. Poco più tardi, due Fragapane e Tagliavia sono stati notati da due agenti fuori servizio in piazza San Francesco mentre stavano cercando di piazzare i monili in un compro oro della zona. I due Fragapane sono stati subito arrestati, mentre Tagliavia è stato ammanettato dopo un lungo inseguimento per le vie del centro storico. La refurtiva e l'arma da taglio sono stati recuperati e sequestrati. È fuggito a piedi il ladro in bicicletta che, correndo sulle due ruote, aveva appena scippato la collana d'oro di un'anziana di 82 anni in largo Aosta a Canicattì. Niente da fare per i poliziotti intervenuti dopo la reazione della donna che ha allertato i passanti con le sue grida. Gli agenti hanno tentato di spaventare il bandito sparando due colpi in aria, ma il rapinatore ha abbandonato la sua bici e si è messo a correre sfuggendo alla pattuglia. Con 23 voti contrari, uno solo a favore, quello del consigliere Terranova, e 6 assenti, il Consiglio Comunale di Licata, dopo un ampio dibattito, non ha approvato la proposta di deliberazione consiliare per il rilascio del parere sul progetto della provincia regionale di Agrigento relativo alla realizzazione di un'infrastruttura per il trasporto aereo ed opere connesse nell'area territoriale centro-meridionale siciliana in provincia di Agrigento. Ascoltiamo l'intervista telefonica rilasciata dall'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi, intervenuto su Radio Azzurra durante la trasmissione Buongiorno col sorriso, condotta da Paolo Picone. Sentiamo. Dobbiamo riconoscere a Terranova la serietà e soprattutto il fatto di non farsi condizionare da quattro agricoltori che tengono in ostaggio una città e una provincia. E insieme a Terranova è giusto ricordare a chi ci ascolta che anche il sindaco Bassamo faceva parte di questa associazione, era uno dei firmatari del progetto aeroporto ed era a favore, così come ha fatto Terranova, le stesse cose li doveva fare Bassamo, che mi dicono invece che la sua maggioranza attorniata da questi quattro agricoltori, perché poi dobbiamo ricordarlo a tutti, sono quattro agricoltori che hanno fatto peraltro un ricorso al TAR che è stato bocciato e che quindi permetteva, avendo realizzato tutto quello che ci diceva Riggio, tutto quello che ci diceva il presidente della regione, cioè a dire trovare i soldi, non disturbare lo Stato, trovare il business planning, trovare il terreno tecnicamente valido per la costruzione dell'aeroporto, avevamo già tutto, abbiamo tutto, per cui non è che ci fermeremo alla delibera di un consiglio provinciale, che di un consiglio comunale, che peraltro non è vincolante. Noi faremo riferimento al presidente Crocetta per dire che se ha fatto tanto per fare aprire Comiso, non vedo perché non deve fare tanto per far aprire uno scalo aeroportuale a Licata, che servirebbe non soltanto ai licatesi, non soltanto agli intotti sia interni che esterni, ma servirebbe a fare diventare quello che è diventato
Trapani e oggi è il terzo scalo in Italia e ha arricchito quelle zone. Non vedo perché quattro agricoltori debbano tenere ostaggio un paese, un progetto, ma soprattutto un futuro. Alla famosa marcia, che ricordo c'era pure lei, parteciparono Capodicasa, Di Mauro, Cimino, Gentile, Scalia, Di Benedetto, Fontana, cioè tutti i referenti di questi consiglieri comunali che oggi seguono sull'alto scanno del comune di Licata. Per cui la domanda che ci dobbiamo tutti porre, non soltanto per i componenti dell'NPA, ma per la politica intera, forse la prima componente che non voleva l'aeroporto erano forse i deputati regionali e nazionali. E aggiungo, l'assessore regionale Lobello, che si distingue per la sua inutilità, per la sua inutile presenza in giunta, vorrei ricordare che è stata pregata, strapregata, perché mandasse un commissario per deliberare l'atto che noi avevamo, che già il prestigioso architetto Ortega aveva mandato, ma quello ha fatto orecchie da mercante, perché questo aeroporto non se lo poteva intestare un pinco pallino come l'ex presidente della provincia, ma doveva essere la vittoria di Alfano, doveva essere la vittoria dei potenti e dei potentati, dato che i potenti e i potentati avevano fallito con quel bluff che si chiamava Racalmuto e con 5 milioni di euro sperperati per sedicenti, commissioni che c'erano, aziende aeroportuali e compagnia bella, avevamo pagato pure l'ingegnere progettista circa un anticipo di 980.000 euro. Tutte queste cose evidentemente hanno fatto, come dire, da barra a un progetto che ormai aspettava soltanto questa variante per poter realizzarsi e concretizzarsi. Un terreno agricolo confiscato al boss di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falsone di Campobello di Licata, è stato assegnato per scopi sociali al comune di Licata. Lo ha deciso il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, Giuseppe Caruso. Il terreno in questione è ampio 10 ettari e ha un valore commerciale di circa 225.000 euro. I beni confiscati al boss Alfonso Scozzari sono stati assegnati al comune di Vallelunga Pratameno in provincia di Caltanissetta. Lo ha deciso il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, Giuseppe Caruso. Il comune di Vallelunga, roccaforte della cosca mafiosa dei Madonia, destinerà le 27 unità immobiliari fra terreni e fabbricati a scopi sociali e le gestirà attraverso enti e associazioni. Prosegue la mobilitazione dei dipendenti dell'INPS di Agrigento, ribadito con forza il no al taglio delle retribuzioni con un sit-in di protesta davanti alla prefettura. Vediamo. Manifestazione nazionale a Roma, ma anche sit-in di protesta qui davanti alla prefettura di Agrigento dei lavoratori INPS. Quali motivi? Allora, questa giornata ci vede scendere in piazza perché come lavoratori pubblici abbiamo da reclamare un nostro diritto. Noi vogliamo garantiti i diritti per poter prestare la nostra attività e dare i servizi che la cittadinanza si aspetta, proprio con la certezza anche di uno stipendio. La problematica che ci vede oggi scendere in piazza è proprio quella che riguarda una riduzione di una quota parte della nostra retribuzione. Qui anche noi come dipendenti eravamo ormai abituati, quindi noi chiediamo anche la solidarietà della gente, perché continuando così, col fatto che veniamo sovraccaricati da tante altre attività, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, siamo sempre di meno, ma non possiamo dare i servizi con la regolarità, la puntualità che la gente si aspetta, che la gente ha diritto di avere e di ricevere, se non veniamo garantiti nella nostra quotidianità, nella nostra tranquillità di lavorare. Lavoratori INPS ancora in piazza?
Lavoratori INPS ancora in stato di agitazione, ancora in piazza, non solo ad Agrigento ma in tutte le piazze d'Italia. Oggi si manifesta a Roma simbolicamente davanti al Ministero dell'Economia e Finanze, si manifesta davanti alla Corte dei Conti, si manifesta un po' in tutti i luoghi dove si cerca di decidere negativamente per i lavoratori dell'INPS, ma non solo per i lavoratori dell'INPS, ma per l'utenza che l'INPS rappresenta. Ci preme ricordarla, qui ci rivolgiamo anche per fare una corretta informazione alla nostra utenza. L'utenza oggi dell'INPS non è solo l'utenza del lavoratore privato, ma è l'utenza del lavoratore pubblico. Ricordiamo sempre a chi non lo sa che già da più di un anno l'INPS ha accorpato l'INPDAP, quindi oggi l'INPS è il più grande ente previdenziale europeo e i lavoratori dell'INPS oggi, con un numero molto esiguo, quindi 26.000 unità a livello nazionale, servono un'utenza di 60 milioni di utenti, che non è un numero da poco. E quindi ricordiamolo sempre, quando si vanno a demotivare i lavoratori dell'INPS si rischia di demotivare tutto quello che l'INPS rappresenta. Destrutturare l'INPS è una cosa pericolosissima, guai a operare su questa strada. Penso che i nostri governanti dovrebbero capirlo. Invece oggi, e lo leggiamo sulla la cronaca delle scorse ore, vediamo che ancora continuano ad attaccare tutti i dipendenti pubblici, bloccando ancora gli stipendi, bloccando tutte le contrattazioni di primo, secondo, tutti i livelli di contrattazione, e questo sicuramente non va bene, lo ribadiamo, non va bene. L'INPS e i lavoratori dell'INPS vogliono continuare a essere sul territorio e dare servizi di qualità, ma con gente motivata. Società fantasma costituite per ottenere finanziamenti pubblici. La prescrizione spazza via molte accuse, ma 8 dei 15 imputati, tutti di Agrigento, su richiesta del pubblico ministero Andrea Maggioni, sono stati rinviati a giudizio. Si tratta dell'imprenditore Sergio Alfonso Pantalena, Massimo Zicari, 40 anni, Raimondo Clemente, di 49 anni, Salvatore Patania, 80 anni, Gisela Drous, 76 anni, e Giuseppe Maraventano, di 60 anni. Sono accusati di associazione a delinquere e tentata truffa ai danni dello Stato. Il solo Patania dovrà anche rispondere del reato di falso. Altri due imputati sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di Giovanni Inserra, di 33 anni, e Salvatore Inserra, 35 anni, chiamati a difendersi di false fatturazioni in materia di reati fiscali. Stralciata per difetto di notifica la posizione di Francesco Rizzo, di 31 anni, disposto invece il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione per Luigi Giuliana, 54 anni, Giovanni Grisola, 70 anni, Castrense La Barbera, 47 anni, Gerlando Celauro, di 75 anni, Calogero Clemente, 72 anni, e Cristina Bianca Grazioli, di 55 anni. Il procuratore aggiunto di Palermo risponde alle domande dei giornalisti sull'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di 7 affiliati a Cosa Nostra a Montelepre. Sentiamo. Oggi l'operazione riguarda in particolare Montelepre, i vertici di quella famiglia che aderivano in maniera totale a quello che era il disegno generale di Cosa Nostra di riedizione di una nuova, di un nuovo vertice, di un nuovo maxi organismo di comando in questo nuovo mandamento. E direi che è frutto di indagini classiche anche questa, non abbiamo contributi di collaboratori di giustizia, ma indagini tecniche portate dai carabinieri in modo davvero egregio. È un lavoro di grande sintonia tra i carabinieri e la Procura della Repubblica di Palermo e la Direzione Distrettuale Antimafia. Speriamo di poter avere una pausa, cioè non è possibile che i ricambi all'interno dell'organizzazione siano così veloci, che non conoscono soste, che non abbiano un momento di riflessione e di ripensamento. Io credo che la gente di quelle contrade abbia diritto a un poco di tranquillità, abbia diritto a un poco di distacco dalla pressione estorsiva e dalla pressione forte del dominio territoriale di Cosa Nostra. La parte dirigente, la classe dirigente non può fare finta di non capire, ancora dopo 30 anni, che la mafia con cui si mette d'accordo, con cui scende a patti, con la quale cerca voti, con la quale cerca accordi, alla quale concede benefici in termini di appalti o altro, è la stessa mafia che mette il tritolo sotto l'autostrada, è la stessa mafia che minaccia e uccide giornalisti, magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine. E quindi
non hanno più alibi, ormai è scoperto il loro gioco, quindi se stanno alla loro parte e vengono a patti è perché condividono in pieno tutto il potere criminale dell'organizzazione Cosa Nostra, quella politica e quella stragista. Quindi c'è ancora un cordone che in qualche modo, in qualche caso lega la politica a Cosa Nostra? Assolutamente sì, c'è ed è ancora forte. Certa politica non riesce a fare a meno di Cosa Nostra, perché è questo, trova in questo connubio il modo per affermarsi e trovare consensi nel territorio. Non lo so se è un caso, non credo, voglio dire, può essere un caso che facesse l'autista, non che fosse vicino al sindaco probabilmente. Credo che sia un tentativo di razionalizzazione, cioè si vuole cambiare la struttura nel territorio perché a una frammentazione eccessiva del potere si vuole sostituire un potere più centralizzato, quindi si fanno dei centri di comando più ampi e quindi sotto il controllo di poche persone si controlla un grande territorio. Questa è la logica di Riina, non è il contrario di questa. La Procura di Agrigento, tramite il sostituto Giacomo Forte, ha chiesto 7 rinvii a giudizio nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dello stadio comunale di Cattolica Eraclea. Rispondono a vario titolo di tentata estorsione, abuso d'ufficio e diffamazione Giuseppe Costanza, 47 anni, Gaspare Tutino, 60 anni, Giuseppe Schembre, 35 anni, Francesco Gambino, 49 anni, Giuseppe Lauricella, 46 anni, Calogero Baldone, 45 anni e la dirigente dell'ufficio tecnico comunale Valeria Maria Tutino, di 35 anni. In sintesi, secondo quanto emerso dalle indagini, il Comune avrebbe concesso contributi ad associazioni sportive gestite da familiari e parenti di dirigenti comunali. Poi vi sarebbero state minacce e aggressioni verbali per indurre a cedere società sportive relativi contributi pubblici. La presunta vittima di minacce e tentata estorsione ha denunciato il tutto ai carabinieri. Grande soddisfazione del coordinatore della funzione pubblica CISL Agrigento Caltanissetta Idenna, Gerlando Parisi, e dei lavoratori precari del comune di Cattolica Eraclea per il traguardo raggiunto della stabilizzazione. Infatti, grazie all'impegno di tutta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Niccolò Termine ed in sinergia con l'organizzazione sindacale la Commissione regionale per l'impiego, ha comunicato di aver approvato il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato dei lavoratori del comune, trasformando di fatto il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Gerlando Parisi sollecita l'amministrazione ad attivarsi tempestivamente alla stipula dei contratti a tempo indeterminato, augurando ad altri comuni di seguire quanto realizzato dal comune di Cattolica Eraclea. Dopo quasi 40 anni è stata sostituita la vetrata artistica del prospetto principale del santuario Maria Santissima del Monte di Racalmuto. Arriva da Firenze e riproduce l'immagine della statua gaginesca della compatrone regina venerata dai racalmutesi. La vetrata, montata ieri pomeriggio, è alta 3,75 m ed è stata realizzata dalla ditta toscana Eredi Micheli Mellini. La stessa ditta che realizzò la vecchia vetrata quasi 40 anni fa e che ora, a futura memoria, sarà collocata in un angolo della sagrestia. Una parte della vetrata rischiava di finire giù, dice Don Luigi Mattina, e per motivi di sicurezza ho pensato di sostituirla. È stato istituito il gruppo di coordinamento regionale cure palliative e terapie del dolore. Tra i componenti vi è anche il medico agrigentino Gerlando Alongi, direttore responsabile dell'unità operativa e clinica del dolore all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lo stesso Alongi commenta: offrirò l'esempio positivo ed il percorso virtuoso rappresentato dal nostro reparto all'interno di un tavolo di lavori regionale, auspicando una sempre crescente attenzione e sensibilizzazione su questo specifico settore sanitario. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un'associazione animalista che si occupa di tutelare gli animali, proteggendoli da ogni forma di violenza e abuso. Grazie all'impegno dei volontari, ogni anno vengono salvati e curati migliaia di cani e gatti ospitati presso i rifugi in attesa di una buona adozione. Vediamo il servizio.
Senza veli per combattere il randagismo, i volontari del rifugio del cane abbandonato della Favorita, che ospita attualmente circa 250 cani, si sono spogliati in un calendario per raccogliere dei fondi destinati a migliorare la qualità di vita ai loro animali. Avevamo bisogno di realizzare qualcosa di diverso che potesse puntare i riflettori su noi volontari, ma principalmente su quello che facciamo all'interno del rifugio, anche sui nostri cani. Questo calendario serve anche a mettere in luce quelli che sono i bisogni di tutti i nostri cani e quindi serve a svegliare una società ormai troppo indifferente nei confronti di determinate tematiche. Potete trovarci alla presentazione giovedì 17 ottobre al Calesa ed ancora oltre il 17 potete trovarci il sabato successivo, il 19, in via Maiocco. Non è mai facile fotografare persone che non sono state mai fotografate da fotografi professionisti. In più, in queste fotografie, i nostri modelli volontari sono nudi, quindi non è stato facile né per loro né per me, perché comunque la timidezza comunque c'è stata. E poi la difficoltà più grande erano i cani, perché i cani del rifugio non ascoltano a noi, quindi ci voleva pazienza. Io cercavo un pochettino abbinare il cane con il volontario. In molti casi non potevo guardare, diciamo, l'aspetto fisico del cane. Dovevamo guardare comunque il carattere. Cercavamo di fare con i cani più tranquilli, ovviamente, per poter realizzare meglio la fotografia. E adesso la pagina sportiva, nessuna radiazione legata a Sette Vite. La prossima inizierà domani, i libri sociali sono in mano al sindaco Balsamo che ha fatto e sta facendo i conti con i nuovi soci. Sono tutti licatesi, licata calcio, ai licatesi che torneranno ad investire. Sui nomi Massimo Riserbo, tutta gente conosciuta in città che mastica di calcio. Domani con molta probabilità sarà la giornata decisiva per mettere i puntini su lei, uscire allo scoperto e rivelare i nomi e le facce dei nuovi soci che prenderanno le chiavi della macchina pallonara. Domenica scorsa Licata ha rinunciato alla gara di Gioia Tauro, intanto la squadra con in testa il tecnico Pietro Ruisi tornerà a Licata per allenarsi al Dino Liotta. Bene, questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni meteo, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Bentornati da Paolo Corazzona, questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì. Ragazzi, ottime notizie, come preannunciato ormai da giorni, rimonta l'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, garantendo così un netto miglioramento del tempo un po' in tutte le nostre regioni. Questa cartina parla da sola, torna il sole un po' dappertutto, al mattino avremo ancora un po' di nuvole al sud, ma tra poco entreremo più nel dettaglio. Andiamo intanto a vedere le temperature minime previste, valori ancora piuttosto contenuti al nord e in leggera diminuzione anche nelle regioni centro-meridionali peninsulari, invece nelle isole maggiore clima ancora mite, per le massime temperature in rialzo, supereremo i 20 gradi un po' dappertutto con punte di 26-27 in Sicilia e in Sardegna. Ma entriamo nei dettagli della previsione, anche se c'è ben poco da dire, per fortuna al nord sarà una bella giornata, ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletto in montagna, attenzione al mattino però potrebbe formarsi qualche banco di nebbia nelle zone di pianura. Bel tempo anche nelle regioni centrali, anche qua forse con qualche banco nelle valli interne a inizio giornata e sempre a inizio giornata un po' di vento potrebbe insistere sul versante adriatico. Infine un'occhiata alle regioni meridionali dove al mattino potremmo avere qualche locale piovasco nel nord della Sicilia e intorno allo stretto, ma in miglioramento col passare delle ore. Vi segnalo però venti piuttosto sostenuti di maestrale o tramontana un po' in tutte le regioni. Con questo è tutto, a risentirci da Trebi Meteo.